Il capitolo 2 è abbastanza altalenante, a Sì. tratti è più difficile, altre volte più facile. E comunque se avete la Chicago Sweeper nell'inventario, sicuramente avete preso per forza di cose anche la maschera antigas. Usatela se vi fa comodo, aumenta, vi dà la possibilità di avere la mira assistita in qualsiasi difficoltà. Quindi mettetevela, vi rende la vita più semplice avere la mira assistita e mi raccomando, ogni volta che morite non ricaricate, non continuate, uscite dal gioco e ricaricate da lì, così il tempo non va avanti. Qui cerchiamo di prendere tutto. Allora, questo dà un po' fastidio, io sono stato un po' sfortunato, ma è abbastanza facile buttarlo giù. E prendete tutti i tesori che ci sono perché ci servono, i soldi ci servono assolutamente. Le richieste possono essere completate senza leggere la richiesta, quindi uccidiamo i tre ratti. Girano sempre, hanno lo stesso percorso, quindi se vi mettete in un punto dove sono già passati e aspettate, ripasserà di là. Ecco, anche questo è facile prenderlo alle spalle. Sono stato visto, dovevo aspettare un secondino in più così non riuscivo a prenderlo alle spalle. E qui abbiamo il terzo ratto. Tutte queste missioni ci servono per poter portare nel capitolo 7 la sweeper. Le possiamo dare le munizioni infinite usando 30 spinelli e comprando il biglietto. Qui tra poco fate attenzione alle trappole, ci sono delle trappole per terra, io mi sono dimenticato se potevano buttare giù prima, eccole le due trappole, ci sono passato in mezzo, però le potete buttare giù con il coltello prima. Questa è roba mia. Come dicevo nel capitolo 1, se vi serve della vita usate preferibilmente le erbe, perché i spray possono essere messi anche nell'inventario. Chi è quello? Non vedo l'ora di far... Salvate ogni volta che volete, tanto i salvataggi non influiscono sul punteggio finale. Quindi Dove sono finito? approfittiamone. Se volete rischiare, di fianco a lei ci si può passare, si può correre di fianco a lei, considerate che però dovete anche ritornare indietro, che non vi convenga buttarla giù. E ora inizia una parte molto molto difficile, e quindi bisogna anche essere un po' fortunati, ve lo dico. Ci sono due modi, o si va verso sinistra o si va dalla parte destra, quindi o si apre prima il cancello o si prende prima l'oggetto della missione. Personalmente preferisco andare prima a sinistra perché tutti i nemici cercheranno appena si sveglia e tutto il posto, cercano di rincorrervi. Avete la fortuna di portarli tutti di qua e poi vi buttate giù, vi rende tutto un po' più semplice. Tra l'altro è più semplice di qua secondo me, dai, si butta giù il barile, si fanno un sacco di danni e mentre loro sono distratti si riapre il cancello. Ecco, e ora come vi dicevo ci buttiamo giù e loro rimangono di sopra e la mappa è più libera. Secondo me è più semplice, potete provare anche al contrario, ma vi assicuro che vengono tutti dentro la casetta. Buttato giù il barile così si entra dalla finestra. Purtroppo non sono riuscito a stordirlo. Ecco, tipo qui sono stato fortunato, mi poteva colpire. Qui a volte c'è uno con la dinamite, però si vede che mi è venuto prima dietro, mi sta rincorrendo. E ora torniamo sui nostri passi, il cancello è chiuso. Se volete fare un test, passate, venite prima di qui, vedete quanti nemici ci sono, si riempie veramente tutto di nemici questa parte qui. C'è poco da fare, il fucile è veramente comodo. È comodo se usato con la tempistica giusta, vi salva la vita. Finita la prima parte del capitolo, salvate se volete.
Io mi rendo conto che comunque è una corsa contro il tempo, però i tesori ci servono. Ci servono perché se andiamo troppo veloci rischiamo di arrivare nei capitoli avanzati senza munizioni, senza niente, ci servono anche due bazooka verso la fine del gioco. Qui attenzione, sempre ci sono delle trappole per terra. Questo intendevo, qui preferisco perdere quei pochi secondi, però ci sono, come vedete, barili, tesori, anche qua c'è un altro tesoro, tutte cose molto molto importanti. Qui però ho preferito fare fuori sia questo che l'altra per le scale, se no vi vengono dietro. Adesso ce n'è una qui, eccola. Vi vengono dietro e vi danno un po' fastidio mentre voi volete. Bisogna prendere i tesori adesso, altri tesori. Quindi buttiamolo giù, tanto non è che li buttiamo giù per niente, ci danno comunque, non sappiamo mai, qualche munizione, qualche un po' di soldi. Se non li avreste buttati giù, tutto questo pezzo sarebbe stato più difficile. Tipo, perché abbiamo un tesoro lì sopra, un altro lì a fianco, il barile, il corvo di prima. Ci obbligavano comunque a farli fuori. Sempre attenzione per terra perché ci sono un sacco di trappole. Non state a perdere tempo con lui, non ne vale la pena, assolutamente. E ormai ci siamo quasi. Anche qui dentro la casa è meglio prendere tutto adesso, prima della fine del capitolo, perché così poi salvate e avete già tutto. Bella casa. Non state a dover riprendere tutto dopo il salvataggio. Qui la combinazione è molto semplice, la troviamo comunque anche scritta in giro, è il grano, il maiale, il bambino, in tutte le difficoltà. Qui uguale, non state a perdere tempo a spararli o a cercare di farlo fuori, non ne vale veramente la pena. Anche qui è uguale per tutte le difficoltà, sembra difficile ma è abbastanza semplice. Ecco, io non avevo visto, ho girato per niente di nuovo, ma la combinazione ce l'avevo, ecco, a portata di mano, no, non me ne sono accorto. Ho fatto un giro in più della sfera in modo inutile proprio. Eccoci alla fine anche del secondo capitolo.